Una protesta proprio. Come gli viene in mente questa presentazione? Vedremo il contesto e il problema in cui è stato affrontato la tesi, vedremo quali sono gli impatti al codice e algoritmi, poi vedremo l'overview della nostra applicazione e infine le conclusioni di sviluppi futuri. Secondo una stima UNESCO ci sono 2,2 milioni di metri d'opere d'arte per pellicola e come è noto la pellicola cinematografica è soggetta a degrado e questo degrado a volte è irreversibile. Infatti sì, sempre sono alcune stime, ci sono il 90% dei film muti che sono stati definitivamente danneggiati oppure il 50% dei film girati prima degli anni 40. Le cause principali sono il calore, l'umidità e l'acidità. Quindi in questo contesto un'applicazione sul restauro digitale del colore può essere un metodo molto utile. Perché? Perché si basa sul sistema visivo umano, sulla sua percezione del colore e sui suoi meccanismi di adattamento. Uno dei primi modelli che ha cercato di simulare il nostro sistema visivo umano è Retina. Noi in questa tesi vedremo delle applicazioni che sono utili chiamate Retina, cioè sono delle spazio al colore e algoritmi, che sono degli algoritmi che migliorano le informazioni relative al colore. Spatial perché ricalcolano il colore di ogni pixel in base a tutti i pixel nell'immagine, in maniera tale che il pixel situato in distanza assoluta più vicino sia più influente di un pixel che sia situato in distanza assoluta più lontano. Gli algoritmi che sono stati implementati in questa tesi sono RSR, Stress e ACE. Adesso vediamo ACE che, come ho detto, simula il sistema visivo umano, è diviso in due grandi blocchi. La prima parte ricalcola il valore di ogni pixel in base a tutti gli altri pixel dell'immagine. La seconda parte segue il mappaggio della dinamica prodotto dal primo stadio. E soprattutto ACE cerca di simulare due meccanismi di adattamento del sistema visivo umano, che sono la costante di chiarezza, cioè la stima della luminosità di un oggetto rispetto all'ambiente, e la costanza cromatica, cioè la percezione del colore di un oggetto anche con modifiche degli illuminati, cioè della sorgente di luce. E gli altri algoritmi sono nella stessa stretta, anche loro dimensione Retina, ma al contrario di ACE usano dei percorsi random per la scansione delle immagini. Questi punti sono dei tipi spray, questa è la densità dei punti spray delimitata da una funzione di distanza dal pixel preso in esame. Quindi ogni pixel genererà diversi punti per lo studio della località. I parametri che sono stati implementati sono il numero di relazioni di distanza e lo spray. La differenza tra i due algoritmi è che RSR trova il massimo locale e lo usa come bianco di riferimento, e invece Stress, a trovare il massimo locale e lo usa come bianco di riferimento, trova il minimo locale e lo usa come nero di riferimento. Ora vediamo un'immagine, un frame del film di Lola Montes del 1955. Così si vede molto, comunque si vede che la parte di algoritmi ACE e stretta, la dominante cromatica rossa è stata rimossa per avere un'immagine più naturale e piacevole agli occhi del sistema visivo. Comunque dopo vedremo un video che si vedrà meglio. Un problema rilevato per questa tesi è stata la velocità computazionale di questi algoritmi, poiché devono ricalcolare il valore di ogni pixel. Essendo una pellicola cinematografica formata da molti frame, anche la grandezza dei frame può essere, come per esempio un frame 800x600, impiegherebbe moltissimo tempo per la sua esecuzione, quindi è stata decisa di implementare la local linear loop. Come funziona? Si ha un sottocampione del frame originale secondo un fattore di dimensionamento D scelto dall'utente. A questo punto si filtra l'immagine ottenuta, quella ridimensionata, e dopodiché attraverso un'interpolazione lineare tra l'immagine originale e il frame filtrato si riesce ad ottenere l'immagine a grandezza naturale. Come possiamo vedere da questa tabella, sempre facendo riferimento al frame di prima, ACE impiega un tempo di 36 minuti e 40 secondi, RSR 5 minuti e RSR 5 secondi. Con un fattore di ridimensionamento uguale 8 i tempi sono drasticamente ridotti, infatti ACE impiega solo 5 secondi e RSR 7. E i risultati sono molto simili al
all'applicazione senza la local linea loop. Ora vediamo, non è più dalla mia applicazione, prima di tutto bisogna citare la libreria multimediale che è stata usata, che è la libreria già open source, il nome è Google. Supporta soprattutto tutti i formati video, che è un punto di forza di questa libreria. Si può lavorare con video registrati o anche in streaming in tempo reale. Grazie a questa libreria sono stati presi tutte le caratteristiche del video, è stato possibile dividere il video in tutti i suoi frame e ricostruire il video finale. Ora vediamo, questa è l'interfaccia grafica della mia applicazione. Le prime due righe rappresentano le immagini nere, sono i frame originali del nostro video, e le immagini bianche rappresentano le immagini fissate, così da avere un primo filtro. Non gli ha dato un nome. Sotto sono implementate le varie opzioni, come la prima può vedere che è implementata Arch Full Image, la seconda con la sua linea loop. Shape considera il contrasto dell'immagine, più è grande la threshold, più ci sarà contrasto. In particolare le opzioni di Keep Original Gray, Keep Original Dominant, Keep Original Dynamic Range possono essere molto utili al regista per avere degli effetti particolari, come per esempio il Keep Original Gray mantiene inalterato il valore originale dei tre canali RGB, così da avere un istogramma molto simile all'istogramma originale come nella sua forma. Invece il Keep Dynamic Dominance, se il regista per caso volesse mantenere la dominanza cromatica in una certa scena, può farlo attraverso questa opzione, e il Keep Original Dynamic Range, che mantiene inalterato il range dinamico dei colori. E infine l'ultima opzione permette di filtrare l'intero video, oppure si può scegliere solo un sottinsieme di frame, perché appunto il numero totale di frame può essere visto nella barra principale del file, e c'è anche un'opzione con tutte le informazioni del video. Questa è l'interfaccia grafica invece per CSS Stress, molto simile a quelle di prima, ma ha, come vi ho detto prima, differenti opzioni come sono la distanza, il numero di direzioni e lo style. E anche in questo caso è possibile filtrare solo tutti insieme di frame. Ora, quindi, la nostra applicazione cosa fa? Andando passo dopo passo. Dopo aver letto il video, cattura tutte le sue caratteristiche, che possono essere il numero totale dei frame, la larghezza dei frame, l'altezza dei frame, il frame rate, comunque tutte le caratteristiche utili per il filtraggio. Dopodiché divide il video in tutti i suoi frame e in uno solo sottocastello. Poi estrae l'audio e lo salva in un file MP3 e dopodiché crea il video finale filtrato aggiungendoci l'audio. Ora possiamo vedere secondo il primo filtrato con Arch, quando solo per linea loop, uguale anche la dominanza cromatica è stata del tutto rimossa. Forse è un video molto più piacevole nel vedere. Quindi, tramite il scalo digitale dei colori ci permette di recuperare le informazioni cromatiche senza intervenire sulla pellicola, così evitando di danneggiarla, e anche quindi si possono fare più prove per avere il risultato ottimale che si vuole. Ecco, anche se non abbiamo però un metodo di paragone effettivo, possiamo, come abbiamo visto prima, utilizzare appunto la naturalezza e la piacevolezza dell'immagine al nostro occhio. Per gli sviluppi futuri ci saranno lo sviluppo di un batch, cioè la nostra applicazione permette di filtrare solo un sottinsieme di video, ma in futuro potrebbe essere possibile filtrare diversi sottinsiemi di video con diverse caratteristiche, diverse opzioni. E inoltre anche un'opzione per rimuovere i problemi dovuti all'usura, come possono essere i graffi o la polvere presente nelle pellicole dopo minaccio di tante. Ci sono domande? Non potrei parlare, cazzo. Ci vediamo adesso, Massimo Santucci, che è l'ultimo.